Buonasera a tutti, siamo sempre al Bocca a Casa d'Amici dal nostro amico Tommy e stasera preparo un antipastino che potrete consumare sia caldo che freddo. Estivo, molto facile la preparazione, vi farò vedere subito. Io le chiamo i voltini di melanzane, voi le potete fare come vi pare, io le faccio così. Se vi piace le rimangiate, se non vi piace fatevi come vi pare. Allora, gli ingredienti per fare un tot di questi involtini sono un po' di sale, un po' di pepe, dell'olio di velo buono. Ci vogliono due melanzane tagliate a fettine per lungo e grigliate, carne secca circa 2 etti e un paio d'etti e mezzo di pecorino di quello del Monte Amiata. Iniziamo subito la preparazione di questo facile piatto estivo, ve l'ho detto. Cosa dobbiamo fare? Allora, intanto dobbiamo posizionare le nostre melanzane, ve l'ho detto, belle grosse, lo vedete come sono tagliate, belle grigliatine. Le mettete per fare la prima mandata, diciamo, tutte per lungo. Anzi, se avete più spazio, io volevo fare la figura perché l'ho fatto sì, ma se avete più spazio potete andare avanti. Ecco. Poi cosa facciamo? Ci mettiamo un pochino di sale, un pochino di pepe, un filino d'olio, e là, questo più che un filino è una scata, proprio un filo, e là. Come ne è venuto giù tanto, allora faccio così e lo vado a mettere su quell'altro, che bisogna ingegnarsi. Ecco, un filo proprio dove essere. Non ce la farò, eh? Ecco fatto. Poi ci mettiamo un pezzettino di questa caciotta, che mi è subito interessata, la caciottina del Monte Amiata. Ci mettiamo due fettine di carne secca, va bene? Facile. Andiamo a rotolare, che rimanga bello unito, e lo andiamo a posizionare su una tegliettina in carta, con la carta da forno sotto, pronto per essere infornato. Io l'ho fatto così per farvene vedere uno, ma voi vi mettete prima tutto il formaggio da una parte, tutta la cosa da parte, ne chiudete una volta e fate prima. Non so se mi avete capito. Allora, abbiamo fatto i nostri involtini, come potete vedere, ci mettete un pochino di sale, un pochino di pepe, filino d'olio, e le mettiamo in forno per circa 5-6 minuti a 180-190 gradi. Ci vediamo dopo quando tutto sarà pronto. E via, con Dio. I nostri involtini alla melanzana sono pronti, li andiamo a tirare fuori dal forno. Questo è della NASA, ce l'ha mandato direttamente la NASA questo forno qui. Guardate che bellezza, i nostri involtini sono pronti, le andiamo a impiattare in un bel vassoino o in quello che vi pare a voi, basta che non mi stressate a me, e le facciamo così. Ci vorrebbe una spatolina, ma Bocca dice lo pigliano tutti per il culo, è chef, no? Allora bisogna che lo faccia vedere che sono chef. Le posizioniamo nel nostro vassoino, poi devo tenerlo fermo perché davvero sembra essere alle giostre lì a Villa Fabriotti. Mi sembra che così basta, se ne farà un altro, mi sa. Ci mettiamo due foglioline così per abbellire un attimo il piatto, se avete anche due pomodorini con cassè, mi hanno detto una volta, e l'ho guardato questo qui quando mi ha detto con cassè, credevo mi pigliasse per il culo, ma con cassè vuol dire tagliate a pezzi, a dadolini, tanto visto, no, non ci si intende, anche due pomodorini a dadolini per abbellire un po' il piatto, se no servite così, lo potete mangiare caldo o anche freddo, va benissimo. Con questa ricettina, e grazie ancora una volta a Tommy che ci ha offerto la possibilità di fare questi cibi a casa sua, vi mando un bacione a tutti quanti, forza Livorno!